attento! Ordine immediato. Distruggere il Giappone del XXI secolo. Altasia! Principessa, rispondi! Altasia! Dai, portiamola via di qui, su, sì. Questi tre soldati Godomesu sono tornati in vita nel mondo del XXI secolo grazie al potere del raggio farfalla. Così è stato anche per Altasia. Cosa? Allora non è morta? No, e ora sta qui. Abbiamo parlato col dottore. Ci ha assicurato che è in perfetto stato di salute. Sembra quasi un miracolo. Certamente. È incredibile. È una buona notizia. Ma c'è il terremoto e io temevo che vi fosse accaduto qualcosa. Tutto bene, signore. Ah, perfetto. Ne sono felice. Metterò subito al corrente il capitano Banno. Buona idea, signore. Quartier generale al centro controllo spazio-tempo. Rispondete! Rispondete! Madre! Ehi, madre! Che succede? Madre! Tokyo, la capitale del Giappone, viene attaccata. Nessuno sospetta che si tratta di un tentativo di invasione dei Godomesu del XXI secolo. Distruggeteli! Distruggeteli! Alle 10.21 un maremoto ha investito la baia di Suruga. Alle 10.30 violente scosse sismiche hanno raso al suolo Yamashina, distretto di Kyoto. Per ora non abbiamo nessun'altra notizia circa la natura del disastro. Ma cosa diavolo è successo? Madre, puoi darmi una spiegazione? Un momento, dammi il tempo di rispondere. Secondo i calcoli computerizzati, il nostro sistema è stato colpito da una straordinaria quantità di energia dal periodo Cretaceo. Accidenti, energia dal periodo Cretaceo. Il capitano Banno deve controllare subito. Capitano Banno. Parla Banno, dica comandante. C'è un'emergenza. Cosa è successo? Si sono verificati degli strani fenomeni qui nel XXI secolo, secondo il rapporto della Madre del Tempo. E sono stati causati da una straordinaria energia proveniente dal Cretaceo. Dovete andare laggiù a dare un'occhiata. Sì, signore. E un'altra cosa. Dica, signore. C'è una buona notizia. Altasia è stata ritrovata viva. Ma è fantastico. L'ho saputo ora da Tetsu. Evviva! Avanti. Basta così. Ora dobbiamo rimetterci immediatamente al lavoro. Signor sì.
Altasia. Principessa, vi sentite bene? Ma voi chi siete? Altasia, sono io, Toki Go. Che vi è successo? Toki Go? Io non vi conosco. Altasia. Altasia? Mi chiamo così? Certo. Il vostro nome è Altasia. Voi siete Altasia, principessa di Teresa. Principessa? Teresa? Altasia? Mamma, io... Go. Tetsu, non riesco a capire. Sembra che abbia perso la memoria. Tu credi? Sai, ha vissuto un'esperienza terribile. Avrà subito dei traumi, potrebbe aver dimenticato il suo passato. Cosa? Allora non potrà decifrare lo scettro. Comandante, rileva una forza energetica a nord-est. Reazione energetica a nord-ovest. A ovest di Aquas. Va bene, ho capito. Tori, 20 chilometri in direzione A11. Bene. Comandante, ho localizzato una nave Godomesu. Ora capisco tutto. Perché quel maledetto ha attaccato il ventunesimo secolo? Ok, a tutte le unità, raggiungete a qualunque costo il punto 12. Così finalmente capiremo a cosa mirano. Il primo attacco è terminato, signore. Bene. Caricate il raggio protonico per il secondo attacco. Sì, signore. Ehi tu, piccolo robot. Sì, vostra magnificenza. Ritorna immediatamente dai guardiani del tempo e scopri quello che sta succedendo nel Giappone del ventunesimo secolo. Lo farò, signore. Aspetta. Sì? Ricordati bene che non devi far capire ai tuoi amici che ora sei una nostra spia. Si fidi, signore. Altasia. Capisco. La ringrazio, dottore. Di niente, arrivederci. È solo il robot. Povero me, che spavento mi sono preso.
E perché tutta questa paura? Salve, signor capitano. Hai rischiato grosso, ti stavamo per sparare. Ehi, signor povero me, perché stai gironzolando qui intorno? Beh, è solo che... sapete, stavo solo cercando voi. Oh, davvero? Stavi cercando noi? E allora, piccolo robot, sarai felice di sapere che Altase è ancora viva. Oh, è viva! Interessante! Già, sta nel Giappone del ventunesimo secolo. E lì c'è anche lo scettro cosmico. Oh, è un grosso guaio, povero me. Perché? Oh, che ho detto? Ah, oh, non è niente di importante. Ad ogni modo sono contento per la principessa. Che furbo robottino. A proposito, signor capitano. Cosa c'è? Cosa state facendo qui? Lo voglio sapere anch'io. D'accordo. I Godomesu hanno in mente un attacco contro il ventunesimo secolo. E così siamo venuti qui per capire i loro scopi. Soddisfatto? I Godomesu. Mi chiedo per quale motivo. Mi piacerebbe proprio saperlo. Guarda che bel fiore. Lo riconoscete? Sì, è quello che mia madre preferisce. Altasia, parlate di vostra madre, la regina di Teresa? La regina di Teresa? Pensateci. Provate a ricordare. Oh, no, no, non posso. Altasia! Oh, no. Ora è stanca. Che succede? Principessa! Cosa succede? Godomesu? Vieni, robot, stai qui. Perché avete attaccato la terra del ventunesimo secolo? Rispondi! Parla! Se non parli subito, ti ammazzo! Per scettro cosmico! Perché l'hai fatto? Mi dispiace molto. Pensavo che foste in pericolo. So badare a me stesso. Comunque adesso sappiamo il loro obiettivo. Avanti, forza! Ritirata! Il vostro nome è Altasia. Vostra madre è la regina di Teresa ed il vostro pianeta è stato distrutto dai Godomesu. Poi vi abbiamo trovato insieme al piccolo robot. Il piccolo robot? Altasia, ecco un umile dono, regina di Teresa. Mi sta bene. Oh!
Baltasia! Principessa! Altasia, vieni a vedere. Go! Mi riconoscete? Dove sono? Perché mi trovo qui? Altasia, vi ricordate di me? Tetsu Imugashi. Go, ha recuperato la memoria. Sì. Altasia. Ora risolveremo l'enigma dello scettro. Torniamo a Tokyo. Certo. Andiamo. Insomma, comandante, che succede? C'è una spia tra di noi. Cosa? È impossibile. Sentivo che qualcosa non andava. Ragiona. Come potevano sapere che lo scettro cosmico è ora nel ventunesimo secolo? Ma chi può essere la spia? È il robot. Si comporta in modo strano. È molto che lo sto osservando. Voi dovete stare in guardia, capito? Signor sì. Capitano! Il comandante vi vuole. Arrivo. Intesi? Sbrigatevi, svelti! Va bene. Pronto, qui comandante Banno. Banno, Altasia sarà qui tra un minuto. Quindi tra poco il mistero sarà risolto. Oh, ma è fantastico! Tori, seguilo. Vado. Insomma, rispondete, che succede? C'è un problema. Accidenti. Capitano. Che c'è, Tori? Soldati Godomesu. Povero me. Informa subito l'ispettore generale. Corri. Va bene, vado. Posso entrare, signore? Siamo appena arrivati. Ecco la principessa Altasia. Comandante, è importante che decifri lo scettro al più presto. Ascoltatemi. Mi avete assicurato che il piccolo robot è un vostro amico, vero, principessa? Sì. Purtroppo vi devo informare di un'incresciosa circostanza. Il capitano Banno mi ha appena riferito che il robot è una spia dei Godomesu. Ma non è possibile! Lo è, e purtroppo devo informarvi. Ma la vita continua. Vorrei che risolveste l'enigma. No, io non lo farò. Che cosa dite? Il robot ha protetto me e lo scettro cosmico nel lungo cammino da Teresa fino a questo pianeta. È mio amico. Non può essere una spia de Godomesu. Voi state mentendo.
Principessa. Se voi pensate che io sia una spia, non potrete mai fidarvi di me, non vi pare? E adesso, ridatemi lo scettro.